paesaggi, luci e colori che riportano il nostro cuore ad un Veneto d'inizio secolo. E tra di essi occhi che brillano di una santità umile e genuina. Brendola onora la sua Bertilla nel cinquantenario della canonizzazione con una mostra incentrata sulla sua figura, sulla sua vita e sui luoghi che l'hanno vista giovane sorella al servizio degli altri. Una trentina di tele di altrettanti artisti vicentini, esposte nella sala comune della casa di riposo che della santa prende il nome, hanno trasferito nell'arte il mondo di Bertilla, al secolo Annetta Boscardin. Ogni pittore ha avuto un input per illustrare tutta la vita, diciamo, a partire dalla fanciullezza. Infatti, il primo quadro illustra Santa Bertilla inginocchiata in preghiera nella stalla. E lo faceva spesso perché il papà l'aveva vista in questo atteggiamento e addirittura ne era rimasto molto sorpreso e stupito. Tanto è vero che quando poi più tardi lei parlerà della sua chiamata a diventare suora, il papà, vedendola così pia, così amante, diciamo, del colloquio con Dio, ha capito che era la sua vera strada. Nella bellezza di colori e figure semplici emerge il carisma di una bambina, poi donna e sorella, cresciuta nella campagna vicentina, legata alla famiglia, alla parrocchia, ad un mondo fatto di sacrifici e dolori, ma anche di valori profondi che ne hanno caratterizzato l'opera. Sorella infermiera a Treviso trovò la sua vocazione nella cura dei malati, in particolare dei bambini, durante la Prima Guerra Mondiale, missione a cui si dedicò senza risparmiarsi fino all'ultimo giorno della sua vita, terminata nel dolore a soli 34 anni. Beatificata nel 52, Santa Bertilla fu proclamata appunto santa da Giovanni XXIII nel 1961. Il punto, la caratteristica, il carisma della santità di Suor Bertilla, come lo descriverebbe? Io lo descriverei così: il vivere il proprio quotidiano nella donazione di sé per amore, per un amore sconfinato, senza limiti, a Dio e ai fratelli. Pittura e scultura, nei loro linguaggi universali, ci donano oggi quindi un'occasione preziosa per scoprire la modernità di una piccola donna vicentina che divenne una grande santa.